Oggi siamo qua a Bologna davanti alla sede di IERA per il lancio anche a Bologna e in tutta Emilia Romagna della campagna nazionale che Rifondazione Comunista ha lanciato sabato 12 e domenica 13 febbraio contro il caro bollette e contro il ripristino della legge Fornero. La stiamo vivendo tutti noi sulla nostra pelle, sulle nostre tasche, aumenti insostenibili e inaccettabili delle bollette di luce e del gas, che sono mediamente di oltre il 60%, bollette che vanno a incidere pesantemente su lavoratori, lavoratrici, pensionati, i ceti popolari del nostro paese e che sono davvero insostenibili. Noi chiediamo al governo di intervenire rapidamente e urgentemente per abbassare queste bollette. Noi la soluzione l'abbiamo anche, che è quella di andare a prendere i soldi dai profitti delle multi utility, come era, dove siamo qua adesso questa mattina, che in questi anni, grazie alle privatizzazioni, hanno fatto affari d'oro. Era anno dopo anno macina record di utili che distribuisce ai soci privati e anche ai soci pubblici, e questi utili devono essere redistribuiti a favore dei ceti popolari. Lo diciamo anche ai sindaci e al presidente Bonaccini, che sono stati grandi sponsor in questi anni delle privatizzazioni. Devono intervenire, essendo soci pubblici di queste multi utility come era, affinché esercitino il loro potere societario e intervengano affinché gli utili dei privati vadano invece redistribuiti a favore appunto delle fasce deboli del nostro paese, che si trovano davvero a non poter affrontare spese così ingenti. Registriamo da nostre segnalazioni, militanti, gente che ci scrive, di cittadini che davvero spengono il riscaldamento perché non sono capaci di affrontare queste bollette. Tutto ciò è davvero inaccettabile. Altra questione che è all'ordine del giorno del dibattito politico è quella delle pensioni. Governo e sindacati si stanno confrontando in questi giorni appunto sulle pensioni. Noi crediamo che sia inaccettabile il ripristino della legge Fornero, crediamo che sia una truffa la quota 102 già inserita in legge di bilancio e crediamo che si debba ritornare ad abbassare l'età pensionabile, si devono aumentare pensioni che sono inaccettabili, crediamo che i soldi ci sono, vanno presi da chi in questi anni si è arricchito. Viviamo in un paese che ha salari fermi dal 1990, uno dei paesi d'Europa con il maggior tasso di disuguaglianza che cresce anno dopo anno. Va introdotta una patrimoniale sulle grandi ricchezze, i soldi ci sono, vanno presi appunto dove sono, ovvero in quella piccola parte di paese che possiede la stragrande maggioranza delle ricchezze del nostro paese.